così, ma i ragazzi, no? Prima di Sant'Antonio, io vanno la sera a cantare quando si vuole giocare. La sera? Ah. A bocca alla porta. A bocca alla porta. Ma queste canzoni di prima, chi, no? Ma ci vanno sugli vagioli o sugli vagioli? E poi tu stivo dentro che ci fuori a vedere giù. No, no, ma anche da cantare ci vanno sugli vagioli. Sugli maneggi, sugli maneggi. Che mi avevo pure mo, ma mo poco niente ci va. E mo ci vanno pure le manella, prima ci vanno sugli maneggi. Ma faccio a fare i quadrini, però va bene. Ma praticamente cantavano la canzone. Di Sant'Antonio. E che ci devono? E chi teneva la manetta, si teneva la manetta, e chi no, i sentini, chi teneva allora? E so capito, no, soldi non ci stavano, la farina... La farina rossa. La farina rossa. Quello quando venivano quello rossa, lo scotto. Quando venivano quello rossa. Mia suocera teneva 2 coppe e mezzo di tutare di farina a Sant'Antonio. Suocera, ma non piace altro, chi una coppa, facemmo la farina e la dio. Però noi prima noi non avevamo la cottura. A Tatone San Pacurto. Tatone San Pacurto teneva 7 figlie. Tatone San Pacurto le ritereva tutte alla casetta e facevano la cottura. Io la cottura me la ricordo. E se pure balliva la notte. Sa che mi ricordo, mi è rimasto impresso Ovidi, i figli di Silvio Pesetti. E chi ci voleva, no? Orfei parla di la fisarmonica di Fatima. Orfei si chiamava i figli, no? Orfei. Qui nella notte fissa il locattatore. E poi era compagna amica che piace, ma veniva presso a me. E qui faceva la nottata sana. E noi me la siamo fatta pure a montare a casa la cottura. La siamo montata a casa mia. Perché era ficcata. E dice nelle manelle, invece da unire le conche dalle casette, ecco l'artesano doveva mondo e porta i cicerocchi, le file, dei bugunci, questo non lo sa, è scritto tutto. Questo che mi ha ricordato, 2 file dalla porta io alla chiesa. Fino a Montagine. Fino a Gine, alla piazza della chiesa. 2 file, bugunci, bagnarole, zicchie, bedone. E quando passavamo a dare i cicerocchi, poi mi nanno, e mamma posa così, ti dicevo sempre perché siamo entrata. Era la comandante, la mamma. Me la ricordo. Pace all'anima sua. C'era un porcelletto, mamma, dicette. Allora questo mamma, sempre figli ti stavano nati, facevo da una volta alla festa questa, perché ho magari. E quando passavamo di maniere, arrivano con le conche in capo, poi c'è a per la testa, c'è a sinistra, che maniere non buttavamo. E poi gli siamo dicevano, mettono più in mano. Questo me lo ricordo. No, è importante, no, assolutamente. Questa, va bene. Un anno, sono stato qui anni stessi, non lo so. Ma più o meno che prima della guerra, dopo la guerra, prima del 50, è sempre dopo. Tu che anno sei nata nel 31. Quindi diceva prima del 50, insomma, dopo la guerra. Dopo la guerra. Prima del 50. Perché a nome dei tedeschi io aveva 10 anni. Io era fatta la prima. Non era stata promossa dalla maestra Zazza perché era fatta i compiti di gnocchi bianchi, ma mazzucchette. Io te nonnetta pampasina alla sorella zia Elvira, se si sono tutta la moglie di Giacomo. Dicetti la denuncia, cadrà dal nipote me. Era fatti, io era un'asena. Io mi ho parlato, tu mi senti, voglio buono. Gli scrivi, sono stata un'asena. Ma le cose. Durante la guerra si faceva la festa di Sant'Antonio? Cioè. No, qui anno non si faceva niente. Qui anno non si faceva. Allora, all'Arda Santa venivano qui tra la sacca che la frutta, i cavalli, i paparlitti, i paparoni, i cappucci, le rame rosse, queste sì, i sarracini. E qui anno, un altro anno che facemmo la cottura a casa e tutte le giovanotte, Maria, Pierina e Nicoletta de Cerve, che sarebbe la figliastra di Maria Pierina, Angelina la Scagna, chi asene a nido per cenebre.
allora l'occhio, perché la cottura si faceva che dice nebbia. E tutto quanto che faceva la cottura, tutti i figli, con me, per lena, per cenebre, hanno fatto la somma di cenebre. Allora, stavano a mettere tutta la bagna, che mi susa, pure sì. Lo fanno, non lo fanno, va bene. Perché poi sono come tutta la cottura dell'Alleanza Nazionale. Tant'anni sì, allora, ce ne sono fatte sempre lì, sì, a lavare, per sì, rischiare tutto. Allora, erano allora, tutti per cenebre questo. E ci hanno iniziato a dire a mamma, morivo questa manella. Pigliano sta Filippo, si chiamava Manfredo, Manfredo i figli, chi era, la moglie, parga se ti pure conosciuto. Filippone mi ricordo. All'Ardesano, sì, sì, e che mamma erano tante belle, sì, sì. Sentivano fritte, se venivano a scalare a casa. Vabbè, era tutto insieme. E si hanno iniziato a dire a mamma, pigliano quartucci, pigliano tutto. Va a pigliare due saracini, va a pigliare a cagna, visto? Sì, sì, a cagna. Come volevo, quelle manelle, si mangiano le saracini. Mamma piglia i quartucci di da chiesa, dice, te affonna tu questa risacca di dietro il tarro, che ti hanno messo a mano. Riempi i quartucci di tutare, caccia i quartucci dai sacchi, si leva i forni di tutare, i forni di quartucci. Tutar se ne va a scappare tutto. Qui erano i tutar di Sant'Antonio. Che gli avevano portato andato a fare. Gli avevano portato Filippone per pigliare i sarracini per mangiare. Questo me lo ricordo bene. Oh. La sera di tutar tutto non ti fanno parlare di più. Quindi mettesti a moglie tutar. A moglie tutar. A moglie tutar. Poi quando dai pomeriggio, sono quattro, sapeva. Alle 4 si appicciva i fuochi. E che se ne vanno le campane? Se ne alle campane sparivano le colpe. Sparivano le colpe e se ne alle la campana. Appicciamo, allora si appicciamo. Tutto quanto a 10. I rosari. Ma anche i rosari, è una razione proprio di Sant'Antonio. Proprio una razione a la razione di Sant'Antonio. Che tu non te la ricordi. Tutti i padroni. Te la ricordo con me. Tutti i padroni che facevano la festa. E quella razione non te la ricordi. No. No, non te la ricordo. Non mi ricordo niente. E quindi si appicciava questa cottura. I padroni avvenuti la sera prima sì. Don Luigi, tu ti ricordi a benedire cottura? Io Don Luigi mi ricordo, ma gli avvenitici no. Ecco, perché Don Luigi... Sì, no, perché pure di Tabuzzo mi ha detto che in giovane era Don Luigi a benedire. Perché in giovane? Perché Don Luigi era un babbo. Non era un prete con Madorrina, Fabio, Don Franco. Era da poco sulla sua, insomma. Sulla sua si mantenevano Don Luigi, si manteneva Don Luigi. Perché quindi praticamente ha cominciato a benedirci, ha avuto Dorina, ha cominciato a benedire. Però io, che mi ricordo giù, caso io ti ha preso una processione, poi mi sono sposata. Tu ti sei giù. No, ma io mi ricordo che ti dico quando eravamo giovani, passava da solo. Io vado da solo, devo la benedizione, poi verso il 60 sa cominciare a portare. Sì, ma pure 60. Quando siamo popolita la provincia sono italiani, non mi ricordo niente. Ma un contretto che era lì dagli vespri, Sant'Antonio la sera, sì. Sono i vespri, in gloria, veglia. All'era passata, però questa è stata più dopo. La cottura che ha acquistato tutto. Questa è stata tutto. Se mi permetti. I preti stavano dentro, i preti c'erano Don Franco. Don Franco. A Fanne. E solo allora sono assistito, perché mi sono incontrata a Recina e vedo. Oh, e la sera la cottura che faceste per passare la nottata, che si balleva? Si balleva. Oddio, si facevano i cini, i rinfrischi, le ciambellette, un po'. Però... al vecchio cottore, come alla cottura della buona, nonna, allora si faceva la pizza roscia, pure alla casa di Tatone San Pacurta, alla casa della buona, alla casa di Tatone San Pacurta, tutte le guardie, i bottoni, ti si sono tutte innamorate, la ordine, casa riena in giro. Ma bettegone a mangiare tutto quanto, Antonio Maranterra, era il capodoggio, c'è Alfonso Dragone,
i maestri Cuccia era Cavadosio, e gli altri ci stavano, i due, che si mangia la pizza roscia, saucigio, quandresca, e la notte si faceva, le marlezzite, qui facevano, i biscottoni, i saviardi, le cose più ruzze, mo hanno ingrandito. Questo chi veniva? E a chi veniva poi, quando veniva a cancellare con la panetta? Com'era fatta la panetta? La panetta era fatta, li facevamo proprio a noi. Come facevamo i gnocchi? Molti dalla Svizzera fa i gnocchi, con quei cosa lì. E poi vedi, lo faceva tutto cosetta così, la panetta, le chiamavano i scacchi quelle, no? Rompivo secondo, quando ho detto figlio, quell'anno dei quattro, e c'è dalla panetta, cioè, tutto a scacchi, erano belle quelle panette. Erano con manna a mano, con la mano, a così, tutto a così, solo arrivo così, tutte le panette, quelle pure i giorni si vedevano, ogni anno allo scotto quelle di Marre, una di Marre, la Rofina, la Rofrina, quella si riporteva a due sacchi di cicerocca, si riporteva a Marre, la devo mangiare. E come cacchio si riporteva? Chi sacco? Che ne va a Non lo so. Tu sacco, tu non lo so, sacco. Non, ma ci stava una macchina, una balilla. Quella a cui muro di pezzolicchia, aspettava che passava quella macchina, per caricare il due sacco di cicerocco, per portare a morire. Ma non erano parecchi da fuori? Sì, da Balzerano. Da Balzerano, dalla Valle sì. E poi... Ecco se mangiava una settimana prima, che ti ripeto, se non ce lo manteneva due coppe e mezzo, a voglia tu, a da farina, mica quando ne diva. E certo, non ci poteva a capire con questi mareggi, e Dio. Una piattina, ma le cose che faceva? Io mi ricordo, io mi ricordo se hanno Lucia Pappicella, Olghetta, la moglie di Circe, Francia, io mi ricordo quando ce le racconti, quella marina. Peppinella, la moglie di Peppinella, di Sia Lauruccia, Caciotta, Sia Marietta Stellina, le Palmerie, Sia Lucia di la mamma Palmina. Pedalà. No, Pedalà, io non ricordo quella. La mamma di Palmina. Ecco, le hanno tutte riscosse. Tutte, socere ma mie, ha dato tutto, ma Stragilli faceva la cerrocca, poi si è fatta la cottura, però la farina l'ha sottenuta fino a 4 anni fa, qua, in questa casa. Io oltre alle cerrocche, io macineva e tutta, ridia la farina a tutti. A chi ingiuniva, a voce la solita portava per la casa. Ecco, la cottura. E i che facevano la volta la cottura? Ci chiedevano, che ci chiedevano? Quando quelle che erano aggiunti, quei cicli? Allo cottura, la notte? Vanno in giro così, sì, ma tu ci chiedevano facendo la cocucciata? E pure a Tatone San Bacurto un anno mi ricordo a fare la cocucciata. Beh, mamma, non è venuto sempre. E gli aneggi pure si faceva. A me gli aneggi, pure quello, pure mi ricordo e non mi ricordo, Queste sono proprio cose antiche, a ritrovare la voce. Tutta la sciamanina, la disagrete che è facile, a raccappare tutte le cose. E se me, poi la maggior parte si ballevano, venivano qui da tutti. La famiglia di Rosatella, Rosatella teneva i parenti da tutti. Anzi, stiamo peggio, notte Antonia. Qui mi aveva preso. Sa morte di Stando, che è venuto qua. E qui che dice che chi come raccontivo che passione di cardetta che nanza. Allora, questa è l'altra cosa, che venivano tutto qui da mezzane, in questo tempo, a fare la provvista delle lenti. Muove le cavi bruni, la vita, certo, scarica. Allora arrivano chi cardette. Tutte le notti venivano qui di Avezzano e venivano a fare le lena, a comprare le lena alla villa. Questa salita, adesso
che c'era tanta gente, i cavalli non ce la facevano. Quando carretto si è rotto le ruote sul tank, poi a Genova ha ricettato tutto. Sì, a Genova ha ricettato tutto. Allora, un anno, ci stavano due compar. Questa me l'ha raccontata papà, però, racconteva papà. Sentiva il menato, Sant'Antonio fa una festa, si bagna, si beve. E dicevano, c'è dei maoni pure nuovi a te, a dei maoni. Erano Rita, a Gianni, portano come da te, Sant'Antonio. La notte di Sant'Antonio. Hanno assistito a tutti in briaca. Ecco perché qua doveva raccogliere a Giulio, ci dice Sant'Antonio i seri e gli imbriaca. Sant'Antonio ho tutto, ho tutto. Questi due compari tenevano due cavalli russi, ma che erano vecchi, diceva papà. Erano belli, questi erano i grandi terrieri che tenevano. Hanno venuto a vedere la cottura, hanno venuto a vedere la festa, hanno assistito a tutta la festa. Alla fine d'ora della festa, hanno visto. Hanno visto tutte le briaghezze e tutte le magnate, si mangiavano i panini, chi non si finiva che finiva in terra. Diceva, dice tutto questo, che festa è, che festa è, diceva una all'altra, che festa è, che festa è. Tutto questo c'è rocco in terra, tutto più grande spreco. Ah, dice, è un grande sciupo, dice, non è festa, non è festa. Si consultivano, dice, imbriaco, tutto chi da là, chi casca da là, chi casca da qua. Dice una cosa, come quando era una sciauratezza. Come quando era una sciauratezza. Iamo scendo. Ai ponti cicli che si crepano i cavalli, cascano i cavalli e si morono. Oh, sempre. Che racconti però, Sì, io ne so viste, oh. Ai Ponte Rosso si crepa pure piatta, la vita nominata, ha fatto la leggenda, mi pare, no? E non la saci. Non la si mai sentito? No, non la so mai. E non gli assorma, si hanno crepato tutti due i cavalli a questo compasso. Perché? Perché i sprechi... Erano disprezzata la festa Sant'Antonio. Disprezzata. Sant'Antonio, ecco perché quando arriva a scoprire.